Bene, la sfida di oggi è davvero molto ambiziosa. Chi di voi non ha immaginato almeno una volta nella propria vita di poter lavorare nel backstage del Festival di Sanremo? Poter realizzare il look di un artista che si deve esibire su un palco tanto importante. La prova di oggi vi farà assaporare proprio quell'atmosfera, perché dovrete testare le vostre capacità per realizzare il look per sette artisti rappresentativi di altrettanti generi musicali. Al lavoro finito, i nostri giudici esprimeranno con un voto da 1 a 10 le loro preferenze sul total look. La prova delle nostre sette coppie è divisa in due manche. Partiamo con la prima, in cui vedremo al lavoro Giulia e Lorenzo, Olivia Maria e Abia, Nicola ed Emanuele, Luigi ed Emiliano. Se voi potete uscire, ci vediamo dopo per la seconda manche. Luigi ed Emiliano avranno a che fare con Lonia, una cantante neomelodica. Olivia Maria ed Abia cureranno Amelia, una cantante rock. Nicola ed Emanuela si occuperanno di Annalisa, una violinista. Giulia e Lorenzo si occuperanno del look di Adelasia, una cantante pop. Adesso confrontatevi e cercate di capire che look volete realizzare. Adesso andate nella Naima Room, dove troverete le esperte di bellezza che vi consiglieranno i prodotti più adatti da prendere. Avrete un minuto. Mi servirebbe mascara. Perfetto. Matita nera. Allora, ti consiglio High Impact Mascara di Clinique, che applica tanto volume, comunque in maniera molto naturale, che definisce bene. È perfetto. Perfetto, grazie. Bene. Per un effetto più lucido puoi utilizzare questa. Ok, sì, okay. Perfetto. E poi potresti applicare anche, vorresti una cera con da effetto lucido. lucida? Ok, Sì. applicare questa. Sempre lucido. Mi servirebbe per favore un fondotinta luminoso. Luminoso. Sono andata con questi, può andare bene? Even Better Glow è bello luminoso, coprente e comunque ti tiene tutta la giornata perfettamente. Perfetto, perché ho un look rock. Potresti anche utilizzare qualcosa per lo styling come prep, come per capelli più sottili o per capelli più spessi? Sì, magari uso quello per capelli più sottili. Sì. Ok. Un leave-in conditioner. Ragazzi, avete 30 minuti per creare il vostro look. Via il tempo! Ok, io inizio a fare le divisioni per andare a creare una cresta. A noi è uscito rock. Rock. Adoro la musica, cantare, canto, ballo. Ballo. Anche te? Sì. Quindi ero molto soddisfatta del tema. Inizio suddividendoti in due parti con una bella riga centrale fino alla nuca. Adesso vado ad applicarti un po' di fondotinta della Clinique sulla palpebra in modo tale da poter renderla più omogenea. Per velocizzare i tempi inizio subito dagli occhi e sto facendo questo, diciamo, allungamento occhio intensificato, quasi effetto smoky, che poi dopo perfezionerò con il correttore dopo, che ti darà un effetto più rialzato. Giudici, che ne pensate? Come hanno iniziato i nostri ragazzi? Ne ho visto qualcuno spedito, soprattutto Luigi, che secondo me si è fatto prendere dal fatto che lei, la sua modella, ha capelli lunghissimi, quindi sicuramente ci ha ragionato subito. Si può fare in 30 minuti, deve avere le idee molto chiare e sapere quello che vuole fare, perché se per caso cambia direzione mentre sta lavorando rischia di non aver più tempo. Certo. Però l'ho visto bello diretto. Quando
quanto è importante che il look sia perfetto per un fotografo? Dai dei consigli, dai le tue indicazioni? Sì, è un bel momento quello in cui la modella arriva, perché intanto si deve creare empatia, che è molto importante proprio per rompere quella barriera tra il fotografo e la modella, che non ci deve essere. Restano 15 minuti. Ma che dite? Magari potete iniziare a fare il primo giro? Potete iniziare ad andare a sbirciare? Prego. Anche voi, se volete, andiamo. Iniziare a dare i primi sguardi. Non hai fatto base, vero? Non ancora. Ok. Ho preferito farla anche dopo. Anche il correttore non l'hai messo? No, non ho messo brava, nulla. Brava. Sì, sempre meglio metterlo dopo, quando fai questi trucchi molto carichi. Buongiorno. Allora, voi avete la cantante pop. Quindi sì, siete, abbiamo già capito che vi tema. Piace. Sì. Cioè, quando tu ti immagini una cantante pop, ti puoi immaginare Lady Gaga, stravagante, una Lorde o qualcosa di molto più leggero. Allora abbiamo chiesto un po' come lei vivesse, insomma, la sua carriera da cantante, come si vorrebbe vedere, esatto. Io credo che quando stai dietro ad un backstage e comunque una persona deve andare su un palco, devi ascoltarla. E quindi avete chiesto anche a lei per capire, esatto, se per capire il suo, sì, com'è, sì, la sua anima, carina. Com'è la sua anima. Sì. Devi solo idratare un po' di più le labbra, perché se, così, se hai intenzione di truccare le labbra poi, almeno sono idratate e non ci sono le pellicine. Vi lascio lavorare, grazie, che avete poco tempo, torno dopo. Posso farti da assistente? Volentieri. Prego. Allora, mi raccomando, Giulia, quando fai le code, che siano una o due, ok, aiutati sempre con i prodotti, lega pure i capelli e poi continua... E poi pulisco. Sì, pettinarli in modo da pulire, poi sleghi e rileghi nuovamente, senza problemi, si fa proprio così. Per cui non è una perdita di tempo, anzi, perché poi quando ci sono dei raccolti così definiti, l'importante, la cosa fondamentale, è che siano precisi. L'ho realizzato dopo che il giudice è venuto ad aiutarmi, perché sul momento ero talmente presa, talmente... era la parte più complicata della conciatura, però dopo ho detto, cavolo, era qua che mi stava aiutando lei proprio. Ok, mi raccomando, le righe devono essere perfette, io faccio molta Elisa, attenzione. Elisa, ma scusami, ma da giudice ad assistente? Io faccio tutto, assolutamente. Qua abbiamo dei capelli lunghissimi, come vi sentite? Allora, è difficile gestire tutta questa massa, però vi racconto una cosa divertente. Sapete che mia madre ha sempre tenuto i capelli lunghi fino alle caviglie e poi li ha tagliati a 50 anni corti, più corti dei miei. No, sì, però tutta la vita è stata famosa per la sua lunga treccia. E tutti le chiedevano, ma chissà quanto ci metti a prepararti, invece la mattina track faceva questa treccia e la buttava dietro. Spettacolo. E quindi sì, mi fa tenerezza rivedere questi capelli lunghi. Ragazzi, mancano 5 minuti. Come 5 minuti? Bravi ragazzi, vediamo il risultato. Grazie. A dopo. Ciao, ciao, grazie. Mentre stanno lavorando, conosciamo meglio i nostri ragazzi. Questo è il mio primissimo velo. Mi ricordo ancora come se fosse ieri, il primissimo giorno di scuola media. Volevo andare a scuola a tutti i costi con il velo. Mia mamma non voleva perché diceva che ero ancora piccola, ma io non ho esitato un attimo, ho preso il più bello che ho trovato nel suo cassetto, questo, con le roselline 3D, me lo misi in testa e andai a scuola. E da quel giorno io non ho mai più tolto il velo. Forse è stata una delle decisioni più belle che ho preso nella mia vita e di cui sono ancora tuttora molto convinta. Questa tavola periodica degli elementi è il primo oggetto che ho avuto una volta entrata, la prima volta nella facoltà di farmacia a Bologna. Il mio percorso ancora non l'ho finito perché nel frattempo ho capito che forse in futuro mi piacerebbe fare altro, però sicuramente è un percorso che ci tengo a finire per dare la soddisfazione ai miei genitori ma anche a me stessa. Questa è la galena.
La galena è una pietra, si macina in un mortaio per poi ottenere il kejal. E mi ricorda appunto tutta la lavorazione che c'è dietro per arrivare al kejal, che comunque è veramente una lavorazione lunghissima, e per poi ottenere un prodotto meraviglioso. Questo è uno dei ricordi più belli che ho in assoluto, perché questo è il kejal realizzato da mia nonna. Lei non c'è più e ancora oggi lo conservo, non lo utilizzo perché ho paura di finirlo, perché è grazie a lei che ho avuto la passione e ho iniziato ad amare il trucco. Ma Elisa, Emanuele, ma secondo voi sono a buon punto i ragazzi? Si stanno muovendo bene? Stavo giusto pensando a quello. Vedo che la coppia di Lorenzo e Giulia stanno andando spediti. Mi vado veloci, quindi loro sono a buon punto. Forse mi preoccupano più loro, che stanno ancora in fase di piega. Di costruzione, sì, no? Sì. Sì, però ha quasi finito tutta la testa, per cui comunque ci sta. Vedo molto a buon punto anche Luigi, perché appunto ha questi capelli lunghissimi e sta facendo una cosa molto intelligente. Sta prima finendo tutta la coda, tutta la sua costruzione struttura. E sta lasciando per ultima la parte finale, sì, di creare una texture comunque. Ragazzi, manca un minuto, dovete rifinire e chiudere. Ma secondo me si sono lanciati o hanno fatto cose semplici? No, di sicuro non semplici. Realizzare delle onde o comunque un capello mosso non è semplicissimo. La sfida è che devono creare il look di un artista. Sì, è molto difficile lavorare con degli artisti. Qualunque tipo di lavoro faccia, quando sta facendo il suo lavoro, che sia cantare, recitare o presentare, deve sentirsi sicuro di sé e deve non pensare al trucco del capello, deve sapere che è in ordine, perché si deve concentrare su quello che è il suo lavoro. Altro. Per cui è fondamentale che Hairstylist e Makeup Artist li facciano sentire a proprio agio. Stop ragazzi, tempo scaduto. Due. Più rock di così si muore, ragazzi. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.